Sì, io fin dall'inizio ho detto che la mia amministrazione si sarebbe orientata sempre a tutelare gli ultimi, i deboli e quei quartieri che sono stati sempre considerati ai margini della vita di questa città. E quindi l'intervento sul quartiere Angeli, gli interventi sulla Provvidenza e per ultimo l'intervento sul quartiere Santa Barbara che grazie a questo finanziamento già ottenuto insieme ad altri enti e altre istituzioni diventerà un quartiere modello, un quartiere che sarà riqualificato per intero, vedrà innovazioni tecnologiche come il car e il bike sharing, vedrà la valorizzazione dei siti come le Maccalube, la storia delle miniere, la riqualificazione della miniera Trabonella che già è stata fatta diventerà volano per lo sviluppo. Si creerà un infopoint qui a Santa Barbara e questo quartiere da quartiere problematico diventerà quartiere che trainerà lo sviluppo della città. Io di questo ne sono convinto, dico sempre ai miei concittadini che la politica del passato ci ha tolto l'identità abbandonando il centro storico, abbandonando i nostri quartieri storici. Noi dobbiamo pretendere con forza di tornare ad avere luoghi storici che siano dignitosi, perché se noi riqualifichiamo il centro storico, riqualifichiamo Santa Barbara, riguadagniamo quella dignità e quell'identità di cui ci siamo sempre sentiti mortificati nella sentire di averla avuto rubata. Non è un lavoro che può fare solo il sindaco, non è un lavoro che può fare solo la giunta o il quartiere o la parrocchia o la scuola, è una volontà che deve venire da ogni cittadino della mia città, che deve abbandonare la logica della rassegnazione, della critica, della demolizione di quello che fanno gli altri, ma si deve sentire parte per quello che può fare di un impegno, di un'azione a favore della città. Per cui si è pensato di istituire, creare dei punti di car sharing, bike sharing, in modo tale che la popolazione residente non abbia la necessità di attendere gli autobus di linea della città, non so, mi pare sono una volta ogni ora, se non ricordo male, attualmente, quando invece dare la possibilità a chi non ha un veicolo, a chi non vuole utilizzare un veicolo proprio per andare al centro storico, di utilizzare dei mezzi elettrici, perché adesso stiamo andando in direzione anche dell'ecosostenibilità anche della mobilità, per cui verranno istituiti questi centri di car sharing destinati proprio alla popolazione residente a Santa Barbara per essere continuamente in contatto con il centro storico. Questo è un intervento che vedrà anche la realizzazione di un parcheggio e di un chiosco per attività informativa e di ristoro con annesso locale tecnico e area di pertinenza. Qui abbiamo un altro finanziamento di 450.000 euro circa. Poi ci sarà ovviamente il miglioramento e la qualità del decoro urbano dell'area e della zona dell'istituto scolastico, dove andranno che purtroppo, come sapete e come avete visto, versa in grave abbandono. Quindi verranno piantumate, verrà riqualificato anche il verde di tutte le zone, di tutta l'area attorno, per altri 456.000 euro. Poi abbiamo il recupero e il riuso dell'ex caserma, sempre da destinare ad alloggi di edilizia. Tra l'altro questo è un intervento che era già stato finanziato e che si ritrova all'interno pure di quest'altro finanziamento, per cui verrà recuperato l'intero immobile destinato sempre ad alloggi di edilizia residenziale pubblica di tipo popolare. Per quanto riguarda invece l'ex masseria Garlizzi, in questo sarà oggetto di rifunzionalizzazione per essere destinata ad attività museale. Questo è uno degli aspetti forse più importanti dell'intero intervento. Qui l'importo è cospicuo e stiamo parlando di circa 900.000 euro. Oltre a questo intervento, sempre nell'area museale, attorno all'area museale, attorno alla masseria Garlizzi, verranno creati ulteriori spazi verdi e zone da picnic per la socializzazione, per l'incontro, anche per un piccolo parco giochi per i bambini residenti e non solo. Spero che, voglio dire, tutti questi interventi servano ad attirare verso Santa Barbara, verso il quartiere così riqualificato, anche
tutta la cittadinanza di Caltanissetta, in modo tale da poter fruire anche di una zona ricca di verde, ricca di spazi, ricca di momenti di aggregazione, di ludoteche e così via, anche di centri culturali. Qui abbiamo, abbiamo destinato altri 263.000 euro. Questi sono gli interventi a carico dello IACP di Caltanissetta. Il gruppo che ho formato nel 2014 sono tutti giovani, tutti ragazzi giovani. Funziona, purtroppo funziona tra virgolette, perché ci siamo ritrovati prima in zone dove succedevano fenomeni di pericolosità geologica. Però attenzione, la pericolosità geologica può divenire ricchezza di un'area, perché la conoscenza di un sito dal punto di vista naturalistico, se lo si affronta in modo chiaro, in modo corretto, in modo rispettoso, veramente diventa il tesoro di un'area. Io giro molto con i congressi e vedo, e anche con le escursioni che ci chiamano a fare poi in tutto il mondo, e vediamo come piccole zone dal punto di vista naturalistico vengono sfruttate, ma tra virgolette sfruttate non è un brutto termine, sfruttate, ma vengono veramente fate il segno così. Ma non è tanto quello, io mi aggancio al discorso di cultura. Sorridevo prima perché noi già da 2 anni stiamo lavorando per il monitoraggio delle macrolube, e grazie alla giunta e all'ufficio tecnico che ci hanno creduto prima ancora che si pensasse a questo progetto, prima ancora abbiamo cominciato a lavorare insieme e dire: noi facciamo scienze, facciamo monitoraggio, vediamo perché ad Aragona, dove sono andato un anno prima della tragedia, dissi la stessa cosa e loro hanno detto sì vabbè, ma non c'è problema. Poi il procuratore mi ha chiamato dopo per fare il monitoraggio di ciò che era successo. Invece qua l'amministrazione e l'ufficio tecnico, intendo appunto la giunta, l'assessore, ci hanno creduto alla sensibilità scientifica, tecnica, sensibilità scientifica. Perché la sensibilità scientifica, attenzione, è cultura. Bene, ridevo prima perché mi è venuta una bellissima idea, scuola lavoro, coinvolgere la gente del posto. Io vengo spesso con i ragazzi, io li chiamo ragazzi ma sono professionisti in tutti i sensi, a fare i rilievi, veniamo, passiamo la giornata assieme, perché non coinvolgere i ragazzi del luogo a insegnare loro a vedere come vola un drone, i droni, noi li usiamo ormai, fanno il monitoraggio, gli facciamo fare i rilievi topografici, gli insegniamo a lavorare per un scopo, è questo che dobbiamo fare. Perché i fondi che sono arrivati e che arriveranno, stanno arrivando, non devono essere fini a se stessi. Io ho cominciato prima, ma continuerò dopo, perché non è che a Aragona ho smesso, continuo, non è che a San Biagio ho smesso, continuo, non è che a Monte Vettore, ad Amatrice, ci sono andato prima e ci ho messo tutti i ricevitori, abbiamo registrato il terremoto, ma continuiamo ad andarci. Piccoli finanziamenti che ci hanno dato chi ci ha creduto, perché dopo che ci hanno visto lavorare ci hanno detto: ok, noi vi aiutiamo, vi diamo un piccolo aiuto di spesa. Benissimo, lo abbiamo fatto con altre amministrazioni e dopo il risultato è arrivato, perché abbiamo partecipato a questo grande progetto, così è stato molto semplice. Abbiamo partecipato, ma sapevamo già quello che dovevamo dire e dovevamo fare. Quindi il coinvolgimento è il vivere questa zona come luogo, perché le macrolube non è un evento fine a se stesso, sono eruzioni di 60-40 metri di fango, ma c'è tutto un discorso dietro molto molto importante, che può essere anche precursore di tante informazioni geologiche, scientifiche, naturali, ambientali, è un sistema che culturali. Per questo dico: coinvolgiamo la scuola, la chiesa a fare delle scuole attive, a me piace fare queste cose, per cui possiamo organizzarle con i nostri studenti, con i vostri, e cominciare a sensibilizzare la gente che vivendo la cultura e la scienza si vive il posto, il luogo.
Dico un attimo cosa facciamo, perché è giusto che io dica qual è il nostro lavoro, a parte quello sociale, che è fondamentale. Noi monitoriamo con degli strumenti i fenomeni di deformazione del sito, perché sono quelli che ci dicono prima cosa sta succedendo. Vi dico solo un esempio. Ad Aragona, Agrigento, prima che succedesse l'eruzione che purtroppo uccise due ragazzini, c'è stato un processo di deformazione importante. Hanno chiuso l'area, ma poi l'hanno riaperta perché era passato un certo tempo, un mese. Però attenzione, faccio l'esempio ai miei studenti: se voi accendete il fuoco sotto a un budino che è bello duro, quando lo riscaldiamo, cioè tutto fa una deformazione. Se io spengo il fuoco, questo si ferma e poi c'è tutto, fa blup, fa questo movimento. Cioè tutto è in rapporto a scale, deformazioni, pressione, gas. Se noi facciamo un monitoraggio dell'area e teniamo sotto osservazione quello che succede, si può benissimo spiegare come fruire il posto, come andare a vederlo, sistemi multimediali, portare la gente in modo che non sia a rischio assolutamente, ma invece goda di questo pericolo, chiamiamolo tra virgolette, ma è un pericolo geologico. Quindi questo è il nostro lavoro. Usiamo droni, usiamo i sistemi GNSS, che sono i GPS, e chissà, forse abbiamo intenzione di fare altre cose, tra cui geoelettrica, geofisica, e capiamo i volumi sottostanti. Ed è interessante perché faremo anche qualcosa di multimediale che può essere utile a scuola e quant'altro.